La prima cosa che vorrei dire è che, per esempio, a dispetto dell'immagine di un uomo duro, rigoroso, un professore, insomma, lo chiamavano tutti nel mondo del cinema, Francesco Rosi poi era, ed era, un uomo rigoroso, duro, spietato con se stesso, con il proprio lavoro e anche con gli altri, molto esigente, però era anche un uomo dolcissimo. Francesco Rosi è stato l'unico regista cinematografico ad avere, fra le tante sue abitudini, quella non solo di andare al cinema spesso e di andare a vedere i film al cinema, ma soprattutto quella di chiamare i registi dei film che vedeva per complimentarsi delle loro opere. Una cosa rarissima. Quando Franco vedeva un film e gli diceva, aveva l'istinto di chiamare e di far sapere chi aveva visto il film, che gli era piaciuto, poi ne parlava. Mi ricordo che un pomeriggio di alcuni anni fa mi chiamò perché aveva visto un film di Clint Eastwood che gli piaceva molto e volevo il numero telefonico, non lo aveva. Allora io non ho avuto mai, cioè, finché non sono riuscito a trovare il numero di Clint Eastwood da lui, per dire che gli era piaciuto molto quel film. C'è molto di Franco Rosi in questo, c'è la sua ostinazione nell'amare il cinema e la sua dolcezza nei confronti di tutti quelli, di tutti quanti sanno vivere il cinema. Un'altra cosa che mi ricordo di Franco, ne parlavo stamattina con Roberto Andrò sul treno, io ho l'abitudine di appuntare qualche volta, così, frammenti di conversazioni alle quali assisto, cose che mi colpiscono, che mi incuriosiscono, e talvolta anche di conversazioni telefoniche. Ecco, 4-5 anni fa, durante una lunga chiacchierata telefonica con Franco, a un certo punto lui mi disse, sai, regista è uno che fino all'ultimo momento, fino al momento in cui non chiude gli occhi, non smette mai di pensare, di creare film. Questa è un'immagine incredibile, detta da lui. Ecco, Franco ha fatto questo. Fino alla fine, parlare con lui, sì, si parlava dei film che aveva fatto sempre, di Carolina sempre, però poi si veniva sempre lì per parlare con che cosa si potrebbe fare, e quindi tirava fuori i suoi progetti non realizzati o delle idee che gli venivano suggerite da un articolo sul giornale o da una battuta che aveva sentito dire a qualcuno. Ecco, le idee per fare dei grandi film per Franco nascevano registrative. Infatti non a caso lo dice anche in un frammento di intervista in questo bellissimo filmato che abbiamo visto prima, quando dice non sono le regole quelle che devono far quadrare tutto, la chiave di un film. Cioè, le regole bisogna conoscere, e Francesco le conosceva benissimo, ma per Francesco la qualità più importante di una regola era il fatto che si potesse non rispettare, proprio perché la si conosceva. E quindi per lui non doveva nascere tutto da una storia. Per lui un film nasceva dallo studio e dalla conoscenza del contesto. Come accennava Raffaele Lacalle, andavano in giro per Napoli a studiare contesto, l'ambiente, il mondo, a sentire quello che diceva la gente, a guardarsi intorno, a vedere quello che era accaduto, ad andare al Consiglio Comunale qui in quest'aula e camuffarsi, nascondersi in mezzo al pubblico per assistere alle sedute del Consiglio Comunale, cose che hanno fatto moltissimo quando raccontava Franco, e poi alla fine distillare tutto questo il film.
che a quel punto, quando non rispondeva alle regole della narrazione, veniva sostenuto da questa straordinaria conoscenza del contesto. Di questo Franco parlava spesso, e parlava spesso della differenza tra la realtà e la verità. Lui diceva: io quando faccio un film posso ricostruire la realtà, la verità è un'altra cosa, diceva. Ma il segreto dei suoi film, quella domanda che ci fanno tutti: perché è importante il cinema di Francesco Rosi? Qual è la sua lezione? Secondo me si nasconde proprio in questo. Nel suo non rispettare certe regole, e lo ha fatto spessissimo, basta pensare a Salvatore Giuliano, un film su un personaggio che non si vede mai. Grande idea che nasce proprio dal non rispetto di una regola elementare del cinema. Se racconta la storia di un uomo, quello devi vedere, invece lo ha fatto il contrario. Ecco, lui raccontava in un contesto, e forse proprio per questa ragione dava al pubblico la forza, l'autorità di poter persino immaginare la verità. Ecco perché si parla di Francesco sempre come un uomo di ragione, di lucidità, di rigore, e poi improvvisamente anche di uomo che amava molto l'immaginazione, che amava molto la poesia. In realtà queste due categorie non erano sollegate, ma convivevano una con l'altra. Lui sapeva coniugare l'immaginare con la sua passione di cittadino, con la sua passione civile, e quindi riusciva a dare questa grande forza, questo grande potere allo spettatore. Straordinario. E un'altra cosa: Francesco, quando faceva un film desiderato e pretendendo che quel film fosse utile per quel momento e possibilmente per sempre. Un saluto affettuoso a Carolina, a Massimo Rosi, a Luca De Filippi. Un ringraziamento particolare ai maestri, appunto, Lacapria, Corradore, Andò e Martone, che con questa contaminazione tra Napoli e Palermo hanno reso ultimo, credo, questo gioco. Ringrazio mio padre per avermi fatto conoscere i primi film di Franco Rosi. Poi, per caso, a Natale per 35 anni, abbiamo scarto di fronte a quello che è stato uno dei simboli della speculazione della nostra città, con i pilastri che in modo violento si conficcavano nella carta viva della terra della nostra città. Quello che mi ha sempre impressionato dei film di Francesco Rosi è la lungimiranza dell'analisi politica, come ha colto tutti i punti che sono ancora oggi notati nella nostra società. La Portella della Ginestra, la prima strage mafiosa del dopoguerra, alle mani sulla città, di cui si parla ancora oggi nel dibattito politico, di quella che dovrebbe essere la vera questione morale, ai temi sulla Sicilia, sulla guerra, il ministro si è fermato a Empoli, sulla droga, sul caso Mattei, che solo da poco si è ricominciato ad affrontare in profondità, Paolo De Mano, insomma c'è tutto. Allora io penso che oggi si è detto appunto tanto, ovviamente molto meglio di me, che cos'è la figura di Franco Rosi. Si è parlato appunto di regista, di artista, di uomo di cultura e di intellettuale. Io forse vorrei ricordarlo come intellettuale, perché l'intellettuale deve essere quello che vede, analizza, approfondisce, scava e che ha il coraggio di raccontare, che forse manca a diversi intellettuali, di rimanere autonomo, di rimanere libero. E poi in questo racconto nel sud di Napoli, fatto di sofferenza, di denuncia, di analisi, come diceva Raffaele Della Capra, ma anche sempre di passione e di amore. Allora io credo che oggi la città di Napoli, a
attraverso i suoi rappresentanti e attraverso l'università. Ringrazio per salutare il rettore. Quindi il comune, la città, i cittadini e l'università hanno voluto dimostrare al mondo intero che Francesco Rosi è cittadino del mondo, lo dico con orgoglio e partigianeria, innanzitutto un cittadino napoletano. E di questo noi ovviamente ne siamo particolarmente fieri. Penso il modo migliore per ricordarlo è quello che ognuno di noi deve trarre forza morale anche nel racconto e nella denuncia dei suoi figli. Io credo che ci sta veramente la storia della nostra città. Quindi io sono particolarmente commosso ed emozionato nel ricordare oggi Francesco Rosi nell'aula del Maschio della Salve, del Maschio Angiolino, della nostra città, e sono così contento che lo si faccia con tanti cittadini, con tanti giovani, attraverso il cinema, attraverso un documento fatto da giovani artisti della nostra città con Arcimuti, perché credo che insomma Francesco Rosi ci ha dimostrato che non bisogna mai essere addormentati dal vizio della memoria. Se ci fermiamo un attimo e ci distraiamo, quello della storia dei suoi figli è la storia di oggi. Quindi oggi Napoli lo vuole ricordare come un cinema vivo, come un intellettuale vivo, come un cittadino del mondo vivo, e io sono particolarmente fiero del fatto che tra i film più belli del mondo ci siano quelli di Franco Rosi, quindi di napoletano. Quindi allora, a nome ovviamente non solo dell'amministrazione, mi permetto di dire a nome di tutta la città di Napoli, consegniamo a Carolina una medaglia e una targa. La città di Napoli in memoria del commosso ricordo del maestro Francesco Rosi e della sua immensa e ineguagliabile arte. Sala dei Baroni, Maschio Angiolino, 3 marzo 2015, il sindaco.